noi abbiamo preparato questa proposta di piano nazionale energia e clima che declina le 5 dimensioni dell'Unione per l'energia, quindi efficienza, sicurezza energetica, decarbonizzazione, ricerca, innovazione. Quindi per ognuna di esse noi abbiamo messo in campo degli strumenti. Io mi sono soffermato soprattutto su quelli per la ricerca e l'innovazione, quindi potrei dire il fondo per la ricerca di sistema elettrico che è alimentato da una componente tariffaria elettrica, c'è il fondo di garanzia, c'è il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo che in questi ultimi anni ha fatto molto bene. E poi abbiamo dei nuovi fondi che ci ha dato la legge finanziaria proprio per consentirci di raggiungere quel raddoppio della spesa pubblica per la ricerca che è azione di governo e di cui ho parlato. E purtroppo la ricerca e l'innovazione in Italia non sono una priorità, non danno consenso politico, però direi che negli ultimi anni, grazie anche agli impegni comunitari internazionali, noi abbiamo avuto uno stimolo e poi il sistema italiano risponde bene quando è stimolato, c'ha una sua dinamica anche a livello internazionale. Le imprese devono e possono fare di più, perché sugli enti pubblici di ricerca i ministeri hanno un controllo e una vigilanza, quindi se danno dei fondi possono ottenere dei risultati. Sulle imprese la sfida è trovare delle modalità di coinvolgimento dei privati che collaborino poi con gli enti di ricerca pubblici. Quella, a mio avviso, è la vera sfida, perché solo mettendo insieme capacità, risorse e competenze possiamo poi raggiungere quegli obiettivi così ambiziosi. Il piano è stato presentato dal Ministro qualche settimana fa e messo in consultazione pubblica fino al 5 maggio, quindi chiunque, imprese, enti, anche semplici cittadini potranno fare commenti e osservazioni. In parallelo la Commissione europea sta valutando i piani di tutti gli Stati membri e si è riservata di darci commenti e osservazioni entro la metà dell'anno, quindi il 30 giugno. Per cui dopo quella data è chiaro ci sarà un lavoro di revisione, di messa a punto che ci dovrà portare entro la fine dell'anno a emettere la versione definitiva. Ovviamente ci aspettiamo commenti sostanziosi, positivi, concreti. Il piano è ambizioso, ce ne rendiamo conto, però ecco, questo è il percorso da compiere.